Tra poco il segretario federale della Lega Nord ed europarlamentare Matteo Salvini qui al mercato a mezzo, sempre in mezzo alla gente, basta euro e a sostegno del nostro candidato sindaco Martina Emispero. Matteo Salvini a mezzo. Buongiorno. Piacere. Buongiorno, piacere mio. Una firmetta contro la Fornero. Sì, stiamo sì, raccogliendo lì avanti, al bravissimo, gazebo, 100 metri. Bravissimo. Perfetto, grazie. Sono un insegnante. Molto bene, male. Grazie. Matteo Salvini, siamo al mercato di Melzo tra la gente. Sì, è sempre una soddisfazione, perché quando parli di temi concreti, quando fai vedere sta faccia e chiedi una firma per restituire i diritti acquisiti a milioni di italiani, non c'è barriera politica che tenga destra, sinistra, sopra, sotto, lega, non lega, la gente c'è, si firma dai 20 ai 90 anni, quindi sono contento della Lega che fa battaglie concrete sui concorsi pubblici riservati agli italiani, sulla tassazione della prostituzione, sulla cancellazione delle prefetture e della Fornero. Se arriviamo a 500.000 firme regaliamo una bella patata bollente al signor Renzi e facciamo un bel regalo agli italiani. Quelli del 52, le donne che non possono più andare in pensione, esodati, pensionati con la pensione bloccata, giovani che non possono cominciare a lavorare perché se che tenia chi a lavorare fino ai 70 anni è chiaro che è più difficile cominciare, quindi è un tema caldo, mi spiace che ci siamo solo noi, però la gente a mezzo come in tutta Italia fa la coda per firmare, quindi vuol dire che e anche da questo punto di vista la Lega ha colto l'emergenza del momento che è il lavoro, non è la legge elettorale, non è aiutare i profughi, finti profughi che sbarcano, è il lavoro, quindi cancellando la legge Fornero sicuramente si ricrea un mercato del lavoro più equo. Tarocco, tarocco, sono due tarocchi. Bravo. Vieni a firmare anche te, eh?